volta riuscire ad arrivare più là. Manca poco da quando, manca l'ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, guarda il mattino e prende il primo sole sul viso, che ride di già, è quasi primavera, i suoi sogni si fanno più veri e tutto sembra assumere un senso nel vento che va, la ruota sembra un'elica. Camminare più a lungo. Rox, un nome breve per volare sempre più in alto. Un nero extracomunitario è stato arrestato oggi per eccesso di velocità. All'arresto era presente il fotografo Toscanaca, che gli ha chiesto: chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? In una manifestazione di solidarietà i dimostranti hanno urlato: chi sei? Chi sei? Chi sei? Nonostante questo, il ciclista è stato arrestato. Rispettate la legge! Occhio alla velocità! Occhio alla velocità! Chi sei? Prodotto e distribuito da LG. LG. Vergaio, periferia di Prato. All'apparenza potrebbe sembrare un paese come tanti altri. Stesse facce, stesse strade, soltanto le case sono cresciute in numero con il diffondersi dell'urbanizzazione. Chi pensa però ad un mondo piccolissimo, chiuso nella classica sfera di vetro, si sbaglia. I confini di Vergaio non esistono. Il nome si diffonde a macchia d'olio su tutta la rete di informazione che ha come epicentro un circolo ricreativo. Quelle stesse facce, le stesse strade, le case, nel caso specifico le vecchie case, sono diventate un giorno famosissime perché questo luogo ha seguito passo dopo passo le orme artistiche e non solo del suo cittadino più illustre, Roberto Benigni. Il circolo ricreativo è rimasto lo stesso di un tempo, le mura potrebbero raccontare storie di ogni tipo e che spaziano dal cinema alla cronaca, dalla politica e perché no, a volte finiscono nei modi più frivoli. Ma qual è l'argomento che più di ogni altro attira l'attenzione di chi frequenta un circolo ricreativo e nel nostro caso una casa del popolo? Lo sport, naturalmente. Proviamo a fare un balzo indietro di quasi 30 anni e i ricordi si soffermano su una vecchia corsa in bicicletta, nota come appuntamento amatoriale, ma con il tempo è riuscita a ritagliarsi con pieno merito il giusto spazio che le spetta. Tra un campionato italiano, categoria juniores, firmato Andrea Zordan, e un campionato europeo che tra una settimana in Vallonia assegnerà il titolo della categoria, signore e signori, benvenuti al 29esimo trofeo Cavalier Alfredo Fiaschi. Se c'è un personaggio atteso in questo trofeo Fiaschi non può essere che Luca Wackerman. 8 vittorie quest'anno, il Fiaschi potrebbe essere la strada per raggiungere la nona. Sì, esatto, oggi è un buon test in vista degli europei, del 4 luglio, e arrivo da una buona condizione, si sono fatti appena gli italiani mercoledì, sono andato molto forte e vediamo di fare bene, dai. Luca, hai parlato tu di europeo, che cosa ti aspetti dall'europeo? Ma sicuramente di fare bene, poi vediamo di vincere con della nostra squadra. Le sensazioni quest'oggi?
Oggi è una buona gara che si addice alle mie caratteristiche, vediamo come va. Andrea Fedi, terzo posto al campionato italiano, la rivincita potrebbe arrivare proprio qui sul traguardo del trofeo Fiaschi. Sì, anche questa è una corsa importante, anche perché viene prima dell'Europeo, quindi è una prova prima di questa corsa importante. Speriamo di far bene, insomma, speriamo che venga un bel risultato. Farei parte anche tu della nazionale? Sì, sì, parto stasera, si parte per Milano e poi andremo in Belgio a fare gli europei. Uno è europeo, l'hai anticipato tu in Belgio, che cosa ti aspetti? È quasi normale chiederti. Ma da una corsa in quel modo, cioè, vedrò cosa i compiti che ci darà il CT e poi insomma quello che viene viene. L'importante secondo me è partecipare anche a una corsa in quel modo. Anthony Orsani, fresco vincitore del campionato italiano a cronometro, questo trofeo Fiaschi potrebbe essere un nuovo bel tampolino di lancio. Sì, sicuramente oggi puntiamo a far bene perché dobbiamo andare agli europei e bisogna farsi vedere. Speriamo veramente di far bene anche oggi e poi speriamo di far bene mercoledì. E il Fiaschi di Anthony Orsani non relativo alla squadra, ma al tuo personale? Sì, sicuramente corriamo con la squadra e siamo in grado tutti a far bene. Speriamo che la squadra giri e ci giri anche la fortuna. Con la benedizione del padre, rappresentante del convento della Castellina, il santuario sulle colline fiorentine che lega da sempre il nome allo sport della bicicletta, parte questo 29esimo trofeo Fiaschi. Prima della partenza un premio speciale viene assegnato ad Anthony Orsani, che nemmeno una settimana fa si è laureato campione italiano nella categoria juniores per la cronometro individuale su strada. Il via viene dato contemporaneamente dal presidente della provincia di Prato, Lamberto Gestri, insieme a lui la moglie di Gino Bartali, la signora Adriana, per iniziare questa nuova avventura. In 161 i ragazzi iscritti in corsa a darsi battaglia, e sarà una vera e propria battaglia a colpi di pedale lungo questi 113 km e mezzo che riporteranno la corsa qui a Vergaio. Ma prima di arrivare a Vergaio ci attendono 4 giri di un anello più lungo di circa una ventina di chilometri e poi 3 finali. L'anello si restringe, sono 3 giri di circa 10 km, ma tutti e 7 transitano dalla rocca di Montemurlo. E se nei primi tornanti la rocca non è una salita che presenta delle vere e proprie difficoltà, beh, nel finale le difficoltà aumentano. E se nei primi giri non sarà determinante ai fini della classifica finale, vedrete che gli ultimi giri qualcosa di selettivo opereranno. E allora pronti a seguire questo 29esimo trofeo Fiaschi? In 161 ve l'abbiamo detto, ne approfitto subito per presentarvi la giuria. Sotto la direzione di corsa affidata a Gambacciani e a Rampogni, presiede la giuria Marco Buggiani con Linda Bottoni all'arrivo. Simone Lamanda è il componente in moto, ci sono Giovanni Ballestrini e Graziano Pillon. Questa la giuria e intanto la corsa comincia a salire in collina. Siamo al chilometro 8, viene affrontata per la prima volta la rocca di Montemurlo. Un corridore prende un leggero vantaggio dal resto del gruppo, si tratta di Zambon per la Rinascita Ormella Friuli Venezia Giulia, ha il dorsale 128. Il corridore però della Rinascita Ormella viene subito ripreso e allora parte in contropiede con il 21 Stoyanov per la Cycling Team Nial Nizzoli. Il corridore russo non guadagna praticamente niente sul tratto in salita, il gruppo è ancora compatto anche se il plotone comincia ad allungarsi. Subito in tratti di questa salita si sta cercando di far subito selezione e allora le squadre sono un po' alternandosi, quasi tutte al comando della corsa. Abbiamo parlato di squadre e allora è giusto conoscerle. Sono la Stabia Iperfinish, il Campo Cavallo Carbonio Gomme, il Cycling Team Nial Nizzoli, la Rinascita Ormelle Pinarello, la Bianchin Marchiol, la Giorgione Aliseo, i cicli Biringhello, la Vittorio Veneto CF Forni, la Caneva Record, la Monte Corona,
la Brugherio Sportiva, la Guazzolini Coratti, il Casano, l'Ambra Cavallini, l'Elettronica Brotini, l'Esperia Rolfo, il Gruppo Sportivo Bottegone, la Big Hunter Fil 3 Seanese, l'Arianna, l'Aquila, il Pedale Vianova Madigan, il Gruppo Sportivo Campi Bisenzio DF Confini, la Mountain Bike Club Garfagnana, l'Ubaldo Signori, l'Aspiratori Otelli e la For 3. Intanto con la testa della corsa siamo arrivati in cima alla salita. Primo passaggio dalla Rocca di Montemurlo, è transitato il numero 128 Bella Gamba per l'Arianna Rimor, dietro tutto il gruppo, ma per il momento, come vedete nelle immagini, non è accaduto praticamente niente. Il tratto in discesa porta ancora una volta la corsa verso la località di Montemurlo. Saluto intanto a Dini per Radio Informazioni e siamo arrivati al chilometro 21. Al passaggio dal traguardo di Vergaio c'è una coppia in testa. Sono con il numero 124 Randazzo di Stefano della Big Hunter Seano, con lui c'è Stoyanov del team Nial Nizzoli. Hanno un vantaggio di 23 secondi su una coppia di seguitori formata da Murero per la Caneva Record e da Turrini per la Mountain Bike Garfagnana. Sono questi due atleti che ormai sono ai 50 metri dal passaggio dal traguardo. È il primo, si conclude qui il primo dei quattro giri che prevedono l'anello più lungo, quello che vi illustravo poco fa, superiore ai 20 km. Eccola la coppia degli inseguitori formata da Murero per la Caneva Record e da Turrini per la Mountain Bike Club Garfagnana. 23 secondi separano queste due coppie d'atleti. Il gruppo ha un minuto di ritardo da questi inseguitori. C'è circa un minuto e 20 da recuperare sulla coppia di testa. La telecamera di Daniele Ciampi si sta soffermando sulla coppia degli inseguitori, tra un po' si porterà anche sul gruppo del grosso del plotone che sta cercando di rosicchiare chilometro dopo chilometro quel che manca a tornare sulla testa della corsa. Siamo sempre sulla coppia degli inseguitori, come vedete al momento si stanno dando cambi regolari. Una manifestazione, questo 29esimo trofeo Fiaschi Cavalier Alfredo, realizzata grazie alla collaborazione della provincia di Prato, del comune di Prato, della Fratelli Fiaschi, del gruppo Consiag, dell'ASM SPA, della Banca di Credito di Vignole, della Cari Prato, dell'Aurora Assicurazioni, l'Hotel Trendy, la Filatura Svezia, la Croce d'Oro di Prato Ovest, l'Ottica Felici e la Grafil SRL. Il gruppo con un minuto da cucire, da ricucire sulla coppia di testa. Il gruppo sta avendo in questa fase della corsa la prima reazione importante, cercano subito di chiudere sui due battistrada prima di affrontare nuovamente la salita che porta ancora una volta in vetta alla Rocca di Montemurlo. Con il dorsale numero 48 in testa al plotone al momento per la Veneto CF Forni c'è Matteo Dal Colle. Torniamo sui battistrada, c'è sempre una coppia in testa, quella formata da di Stefano Randazzo, insieme a lui c'è Stoyanov, ma la situazione alle spalle è cambiata, non c'è più una coppia di inseguitori, un atleta da solo. Con il 75 Sterbini per la Guazzolini Coratti che cerca di tornare sulla coppia di testa. Una competizione, questo 29esimo trofeo Fiaschi, che come vi dicevo in apertura si inserisce esattamente tra il campionato italiano e il campionato europeo. Il commissario tecnico Rino De Candido ha schierato ai nastri di partenza 7 ottavi di quella formazione che rappresenterà l'Italia in Vallonia tra una settimana. Sono presenti oltre al gruppo, consideriamolo toscano, degli atleti che fanno parte della nazionale: Orsani, Antonini, Bani e Fedi, Wackerman, Fonzi e Zana. Non è presente Conte Bonin, che non risulta negli iscritti in corsa, ma ci sono buoni prospettive e progetti sicuramente per vedere a che punto è la preparazione di questi ragazzi. Intanto torniamo in testa alla corsa perché Sterbini al chilometro 34 ha raggiunto la coppia di testa. Sono in tre: di Stefano Randazzo per la Big Hunter Seano, Stoyanov per il team Nial Nizzoli, Sterbini per la Guazzolini Coratti, con un vantaggio di 40 secondi su un gruppetto
ci hanno appena segnalato, formato da 5 atleti. Torniamo allora con la telecamera di Daniele Ciampi, alla guida della nostra moto c'è Paolo Moretti, per vedere che cosa accade esattamente dietro nelle posizioni di testa del gruppettino degli inseguitori e chi sono soprattutto questi ragazzi che cercano di tornare sulla testa della corsa. Seguiamo ancora per un attimo i tre battistrada, dopo questo tornante sarà possibile andare a vedere gli inseguitori. Eccoli gli inseguitori, con il 91 c'è Pettinato per l'Ambra Cavallini, con l'85 Cuneo per il Casano, con il 31 Bernardi per la Marchiol, per il Bottegone dorsale 119 e c'è Malatesta, e per la Brotini con il 96 c'è Adami. Andiamo a vedere il gruppo segnalato con 50 secondi di ritardo, mentre gli inseguitori si stanno organizzando per cercare di tornare quanto prima sugli uomini al comando della corsa. La strada per arrivare a Vergaio è ancora lunghissima e allora si forzano i tempi, si cerca subito di chiudere questo primo attacco, possiamo considerarlo importante, della giornata. Dovremo tornare però tra un po' anche sulla salita della Rocca di Monteburlo e lì al secondo passaggio già le cose si fanno più complicate. La Stabia Iperfinish in testa al gruppo con Antonini col dorsale 1, c'è Orsani, fresco vincitore del titolo di campione italiano a cronometro, grandissimo passista. Andiamo a vedere se riusciamo a individuare con il 155 per la Campi di F Confini Pascali delle posizioni di testa, sempre allora la Stabia Iperfinish Pratese 1927, è la società che organizza questa manifestazione che assegna anche il settimo memorial Massimo Bellandi, il secondo memorial Guido Palombo, che per tanti anni fu il presidente della società, anche apprezzato organizzatore dell'industria e commercio, gran premio riservato ai professionisti che si corre nel mese di settembre a Prato. Siamo arrivati al chilometro 46, l'azione del gruppo, la reazione del gruppo è stata decisiva, è tornato compatto prima di affrontare nuovamente la seconda ascesa verso la Rocca di Monteburlo. Adesso staremo a vedere quale sarà la squadra che cercherà un po' di operare nuovamente una selezione, e l'azione arriva al chilometro 51, si sta iniziando a salire verso la Rocca di Monteburlo, sono una quindicina gli uomini al comando con il 28 in testa a questo gruppettino. Per la Rinascita Ormelle Pinarello c'è Zambon con il 90, per la Ambra Cavallini e Del Mastio, queste le posizioni di testa di questo gruppettino di 15 atleti. Il primo tratto della salita è questo, arriveranno fino in cima alla Rocca di Monteburlo per la terza volta. Il castello, situato su una collina dall'alto della quale si domina tutta la vallata circostante, è raggiungibile con varie strade che si staccano dall'antica Montalese attraversando zone di recente espansione. Da Via della Rocca si sale al castello giungendo a Porta Freccioni, detta anche la Portaccia. Sorse nel X secolo su un'antica corte dei Guidi, ai piedi della quale si formò un piccolo borgo con chiesa difeso in seguito da mura. I Conti Guidi, proprio per la posizione strategica del castello, dovettero sostenere molte lotte contro la città di Prato e Pistoia, finché nel 1254 decisero di venderlo per la somma di 5.000 fiorini a Firenze. Siamo arrivati in cima alla Rocca di Monteburlo. Ci sono il gruppettino dei 15 uomini che vi ho illustrato poco fa, ma hanno un esiguo margine di vantaggio sul grosso del plotone, segno che sulla salita il gruppo ha reagito e il gruppo è tornato praticamente compatto. Si torna in discesa, si tornerà nuovamente verso Monteburlo e da qui inizierà l'ultimo giro per quanto concerne quelli con chilometraggio più lungo, intorno ai 20 km, prima di affrontare i tre finali con un chilometraggio di poco superiore ai 10 km. Questa è la situazione al chilometro 64, siamo ormai in prossimità dell'arrivo, il passaggio è imminente, il gruppo è ancora compatto.
con il passaggio dalla Rocca di Monteburlo. Tutte le azioni che hanno caratterizzato questa prima fase della corsa sono state annullate, si dovranno cercare nuove strade, nuove iniziative, nuove invenzioni per far sì che questa corsa prenda un'altra direzione, una nuova direzione che è quella che porterà uno e soltanto uno di questi atleti vincitore sul traguardo del 29esimo trofeo Alfredo Fiaschi. La testa del plotone passa adesso dal traguardo qui a Vergaio, due giri mancano per quanto concerne il chilometraggio più lungo, l'avete visto nel cartello organizzativo, si sale nuovamente sulla rocca e poi ce ne sarà ancora un nuovo passaggio. Corsa, questo trofeo Fiaschi, che presenta un albo d'oro di tutto rispetto. Se lo scorriamo nelle edizioni che hanno preceduto quella che stiamo raccontando, vediamo che nel 92 c'è la vittoria di Giuseppe Asero, nel 94 si impose Daniele Righi, nel 97 Lorenzo Bernucci, nel 98 Eduard Kivishev, nel 2003 Leonardo Pinizzotto, nel 2006 Luigi Miletta, nel 2007 Diego Ulissi, nel 2008, un anno fa, Mirko Sbaragli trionfò per la 28esima volta nell'ordine delle edizioni che hanno caratterizzato questo Gran Premio, conquistando questa prestigiosa gara. Torniamo a salire sulla Rocca di Monteburlo. Nel frattempo hanno allungato, malinconico per la Ubaldo Signori e vaiti per la Madigan, sono stati raggiunti proprio all'inizio della salita che conduce alla Rocca di Monteburlo. C'è un gruppettino, questa volta formato da Ficara per la Rinascita Ormella Friuli, risaliti per la Big Hunter Seano, malinconico ve l'ho presentato poco fa insieme a vaiti, con loro c'è anche Guastella per la Florida. Con il 49 invece c'è Bolzonello per la Veneto CF Forni. Hanno un vantaggio di circa una quindicina di secondi sul grosso del plotone. Stanno affrontando le difficili rampe, in questo tratto posso garantirvi sono veramente dure, che conducono ormai al passaggio dal Gran Premio della Montagna della Rocca di Monteburlo. Parlavamo di questo castello, citato anche da Dante Alighieri nel 16° canto del Paradiso. Il sommo poeta, dopo aver riconosciuto Cacciaguida, gli chiede notizie dei suoi antenati, dell'epoca della sua nascita, della popolazione fiorentina e delle famiglie più famose. Rispondendo a questa domanda, l'avo dichiara che a quei tempi non si era ancora verificata una mescolanza fra le genti del contado. Quasi certamente il poeta fiorentino non ebbe mai modo di visitare il castello, ma dimostrando di essere a conoscenza delle vicissitudini che lo portarono ad essere struttura fortificata sotto il dominio del comune di Firenze, preannuncia l'importanza strategica e il ruolo di cui la roccaforte godette nel tempo. Siamo nel tratto in discesa, ormai abbiamo affrontato la salita della rocca, c'è una coppia al comando, quella formata da Guastella per la Fortri e con il 26 c'è Ficara per la Rinascita Ormelle Pinarello. Una coppia nel tratto conclusivo della discesa della rocca, è segnalato anche un atleta che sta tornando sulla coppia di testa, eccolo, bella gamba, dorsale 128 per l'Arianna Rimor, cerca di tornare sui due battistrada, ci riesce proprio adesso, un terzetto allora al comando della corsa con un vantaggio di circa 18 secondi sul gruppetto degli inseguitori. Questa è la situazione al chilometro 85 di corsa, ormai il tratto in discesa è quasi concluso, si torna nuovamente ad affrontare l'ultimo giro del circuito con chilometraggio più lungo e poi ne mancheranno ancora tre di una lunghezza di poco superiore ai 10 km per la fase conclusiva di questo 29esimo trofeo Alfredo Fiaschi. Tre uomini al comando con poco meno di 20 secondi di vantaggio su un gruppo di inseguitori. Una discesa questa che porta la corsa
a Monteburlo, e tra le personalità di Monteburlo vanno sicuramente annoverati Cristiano Banti, esponente della corrente artistica dei macchiaioli, famosa per i suoi contrasti di macchie di colore e chiaroscuri, rispetto alla quale però il pittore toscano preferì raffinati impasti cromatici e suggestive angolature di luce, e con lui Santa Maria Maddalena de Pazzi, ultima canonizzata tra i santi fiorentini. Fin da bambina ella si recava con la sua famiglia alla villa di Parugiano, una nobile dimora non molto lontano da qui, presso cui amava soggiornare e insegnare ai contadini del luogo i primi rudimenti scolastici. Qui all'età di soli 12 anni visse l'eccesso d'amore di Dio, ossia ebbe la sua prima esperienza mistica, e proprio in ragione delle continue estasi di cui fu protagonista, la sua figura è legata a questo luogo da un alone di santità e mistero. Con il terzetto al comando, quello formato da Ficara, da Bella Gamba e da Guastella, ci avviciniamo verso il nuovo traguardo. C'è il gruppetto degli inseguitori, nelle posizioni di testa ci sono Ceglia, dorsale 89 per Lambra Cavallini, con lui Pontieri per l'Ubaldo Signori, sono in due, hanno un leggero margine di vantaggio su quel che resta del primo gruppetto di inseguitori, dalla tre uomini al comando della corsa. Ceglia e Pontieri cercano di colmare quei 18 secondi che mancano per tornare in testa alla corsa. Staremo a vedere se da qui a breve riusciranno a tornare sui battistrada. Il gruppo che sta inseguendo la coppia degli uomini dietro i tre battistrada è ormai a circa una cinquantina di metri, quindi l'azione di Pontieri e Ceglia potrebbe svanire da un momento all'altro sotto la spinta delle maglie della Brotini. Staremo a vedere quanto riusciranno a resistere i due inseguitori del terzetto di testa che sta ancora amministrando il margine di vantaggio. Torniamo a conoscerli: Bella Gamba, Guastella e Ficara sono appena transitati dal traguardo, hanno 40 secondi di vantaggio. La situazione questa è al chilometro 90 di corsa, 40 secondi di vantaggio sul primo gruppetto degli inseguitori. Staremo a vedere che cosa accadrà ormai nei tre giri conclusivi che passano ancora una volta dalla temuta ascesa alla Rocca di Monteburlo, sempre tre uomini al comando in questa edizione numero 29 del Trofeo Fiaschi. Torniamo a ricordare i partner della manifestazione: con la provincia di Prato c'è il comune di Prato, la Fratelli Fiaschi, il gruppo Consiag, l'ASM SPA, la Banca di Credito Cooperativo di Vignole, la Cari Prato, l'Aurora Assicurazione, l'Hotel Trendy, la Filatura Svezia, la Croce d'Oro di Prato Ovest, l'Ottica Felici e la Grafil SRL. Intanto il gruppo ha 1 minuto e 5 di ritardo dagli uomini al comando della corsa. Se non c'è una reazione imminente potrebbe essere quella promossa da Guastella, da Bella Gamba e da Ficara, un attacco importante, per non definirlo fondamentale. Staremo a vedere che cosa accade allora nella parte che manca da qui al traguardo di Vergaio. Sempre i tre al comando quando stanno transitando da Monteburlo prima di affrontare la nuova ascesa verso la Rocca. Tre uomini al comando, 1 minuto da amministrare e il terzetto in testa alla corsa, di comune accordo affronta nuovamente le rampe che portano alla Rocca. Bella Gamba ha chiesto alla nostra moto di spostarsi perché deve prendere una borraccia d'acqua. Il caldo sarà un elemento decisivo in questa giornata, si stanno sfiorando i 32 gradi qui a Vergaio sul traguardo, e il caldo proverà in modo particolare i corridori impegnati in corsa. Dei 161 che sono partiti attualmente ne sono rimasti un centinaio in gara, tanti sono stati i ritiri, quando la testa della corsa affronta nuovamente questa salita. Una salita che più volte ne abbiamo parlato nel corso dei passaggi che si sono succeduti fino a questo punto, che porta al castello, che fu protagonista nel 1537 di un pauroso assedio. Qui si rifugiarono gli ultimi esponenti dell'oligarchia repubblicana antimedicea, guidati dal valoroso Filippo Strozzi, ma i mercenari del duca Cosimo I de' Medici li sconfissero nella famosa battaglia avvenuta a Monteburlo nella notte fra il 31 luglio e il 1 agosto, quando le truppe medicee guidate dal comandante Alessandro Vitelli sconfissero i fuoriusciti.
con la testa della corsa, ormai quasi al passaggio dal Gran Premio della Montagna. Ormai sono gli ultimi giri che decideranno il vincitore di questo 29esima edizione del trofeo Alfredo Fiaschi. Ci stiamo portando sul tratto conclusivo della salita con Ficarra che scandisce il passo. Ormai le forze rimaste cominciano ad affievolirsi, allora Ficarra su bella gamba cercano in tutti i modi di resistere all'avanzata del gruppo degli inseguitori. Di positivo c'è il fatto che il loro vantaggio si è stabilizzato in un minuto sul gruppo. Eccolo il gruppo che transita al passaggio dalla Rocca con il corridore con il dorsale 173. Pietro Buzzi per l'Ubaldo Signori transita per primo in testa al gruppo. Come vedete il gruppo si sta scremando passaggio dopo passaggio. Sette giri su questa collina sono veramente duri e poi, come vi dicevo poco fa, il caldo ci mette una buona parte in lato negativo su questa scalata. Staremo a vedere che cosa accadrà nei due giri che mancano alla conclusione di questa prova che è il 29esimo trofeo Alfredo Fiaschi. Il gruppo, allora, quel che resta del gruppo, vi ho detto ci sono stati tanti ritiri dei 160 ragazzi che hanno lasciato nel primo pomeriggio la località di Vergaio. Restiamo sul gruppo che sta transitando in cima alla Rocca di Montemurro, torneremo a seguire le azioni in discesa, sempre tre uomini al comando. Con bella gamba, Guastella e Ficarra al comando, ci stiamo avvicinando al chilometro 105 di corsa, ne mancano una decina, c'è ancora da affrontare un passaggio sulla Rocca di Montemurro, anzi sono due perché quello che arriverà subito dopo questo tratto di strada e poi l'ultimo conclusivo, quello che porterà la gara fin sul traguardo finale. Tre uomini al comando, ma il vantaggio decresce chilometro dopo chilometro. Adesso, dal minuto che dovevano amministrare in cima al passaggio precedente, il vantaggio di questi ragazzi è sceso a 45 secondi. Staremo a vedere che cosa accadrà da qui al nuovo passaggio in salita. Comunque c'è sempre accordo, cercano di pescare nel fondo del barile sulle poche forze rimaste a questi tre battistrada, ormai sono in fuga da diversi chilometri. Un grande applauso va sicuramente a loro, ma la reazione del plotone non tarderà ad arrivare. Staremo pazientemente in attesa di vedere quello che accadrà nelle fasi conclusive di questa corsa. Sembra però che ormai tra i tre uomini al comando della gara e il gruppo lo spazio e le distanze si stanno sempre più restringendo, manca poco a un nuovo passaggio in salita. Complimenti ancora una volta però a questi ragazzi che hanno reso questa gara una gara interessante nella parte centrale fino ormai alla conclusione. Sono nel tratto in salita i tre battistrada, dal gruppo prova ad uscire Marchiori per la Giorgione Aliseo. Eccolo il corridore che ha preso una trentina di metri di vantaggio sul gruppo degli inseguitori e cerca di tornare sui tre uomini al comando della corsa. Penultimo passaggio dalla Rocca di Montemurlo. Il vantaggio però di Marchiori si sta riducendo sotto la spinta degli uomini che fanno parte del gruppo degli inseguitori. È dura, e posso garantirvi è veramente dura salire fin quassù, e soprattutto adesso che mancano pochi chilometri alla conclusione. Annullato allora anche il tentativo di allungo da parte di Marchiori, il gruppo alle spalle dei tre battistrada procede compatto nel passaggio dal tratto in salita. Siamo sopra la località di Montemurlo, adesso manca un giro, sta suonando la campana, giro conclusivo, sempre in tre al comando ma con il vantaggio che decresce chilometro dopo chilometro. Siamo ormai arrivati nei 10 chilometri conclusivi, ancora un passaggio in salita e poi tutto terminerà sulla linea del traguardo di Vergaio. Tre uomini al comando ma con una ventina di secondi di vantaggio dal primo gruppo degli inseguitori.
c'è forse rassegnazione fra questi tre ragazzi, ma la fatica è stata tanta per arrivare fin qui. Stanno ormai cercando di darsi gli ultimi cambi prima di essere ripresi dal gruppo. Ormai ha praticamente il fiato sul collo su questi tre battistrada. È un atleta del Casano con il dorsale numero 80. Si tratta di Bernardini, che mette fine ai sogni dei tre battistrada. Si conclude allora qui l'avventura di Bellagamba, di Guastella e di Ficara. Ormai il gruppo li ha praticamente raggiunti, eccoli qua. Nuovamente l'applauso va a loro perché hanno reso bella, e particolarmente bella, tengo a sottolinearlo, questa parte della corsa. E la gara affronta nuovamente un tratto pianeggiante, ma c'è ancora da superare l'ultima asperità che porterà di nuovo in cima alla rocca di Montemurlo. Con Bernardini, ve l'ho fatto vedere poco fa, ci sono Fonzi per la Ford 3, c'è Bernardinetti per la Guazzolini Coratti, c'è Marchiori per la Giorgione Aliseo, Wackerman per la Bringhello, Camilli per l'Ubaldo Signori, Bonifazio per il Casano, e poi ci sono Buzzi per l'Ubaldo Signori e Fedi, compagno di squadra. Sono segnalati con un vantaggio di 50 secondi su questo gruppetto formato da Dalla Costa per la Monte Corona, Carrà per la Brugherio, Bellini per la Stabia. Il gruppo ha un minuto, eccolo qua, e 15 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Il gruppetto dei battistrada si sta avvicinando ormai al passaggio conclusivo sulla rocca di Montemurlo. Il gruppo è ancora allungato, l'andatura è sempre abbastanza sostenuta, sicuramente è inferiore a quella degli uomini al comando della corsa, anche perché davanti si sta veramente forzando i tempi e sarà dura poter rientrare sui battistrada. Sarà la salita a decidere che cosa accadrà in questa corsa, sarà il tratto in discesa o potrebbe accadere che tutto si concluda in una volata finale. Ci auguriamo che qualcosa in questo giro conclusivo succeda di importante, particolarmente importante. Lasciamo il gruppo e portiamoci a Bagnolo, una terra di vini scelta da abbienti famiglie fiorentine sin da epoche remote come luogo ideale dove edificare maestose residenze di campagna ricca di testimonianze come la cinquecentesca villa Pazzi di Parugiano. In questa località era un antico castello trasformato in dimora signorile con annessa cappella e la tenuta di Bagnolo vicino al torrente Bagnolo, abitata da discendenti della nobile famiglia fin dal XVI secolo. Attualmente proprietari della tenuta sono i marchesi Pancrazzi, ai quali si deve il grande merito di aver iniziato la produzione del Pinot Nero. Ormai una storia nota, ma ancora dopo oltre 30 anni il marchese Pancrazzi fa sorridere quando la racconta. Nel 70, quando si vollero rimpiantare i vigneti della fattoria di Bagnolo, il vivaista al posto del tradizionale Sangiovese coltivato in queste terre consegnò del Pinot Nero. Solo dopo qualche anno in azienda ci si accorse dell'errore, ma ormai la storia di questo vino era cominciata. Il vigneto è ubicato alle pendici del Monte Calvana a 350 metri sul livello del mare. Torniamo in corsa, c'è l'attacco, attenzione con il dorsale 35, riprova ancora una volta a uscire dal gruppo sul tratto in salita, quello conclusivo che porta ormai alla rocca di Montemurlo. C'è Marchiori, non ci sta il corridore della Giorgione Aliseo, e allora cerca in tutti i modi di guadagnare quanto più margine di vantaggio possibile prima di affrontare il tratto in discesa. Ma le rampe che portano ormai alla rocca le conoscete, le avete viste più volte in questi passaggi, sono aspre per non dire difficilissime nel affrontare. Ormai il corridore della Giorgione Aliseo è arrivato in cima alla salita, ha un vantaggio di poco inferiore ai 20 secondi su questo gruppo di inseguitori formato da Bernardinetti, da Fonzi, con il 128 c'è Bellagamba, Wackerman, Buzzi, Camilli, Fedi, Rocchi per la Marchiol, Bonifazio per il Casano e Ficara con il dorsale 26 per la Rinascita Ormelle Pinarello. Il gruppo segnalato con circa 50 secondi di ritardo. Questa è la situazione nei chilometri conclusivi, negli ultimi 8 chilometri che
porteranno la corsa fino sul traguardo di Vergaio in questa edizione numero 29 del trofeo Cavalier Alfredo Fiaschi. E c'è da considerare anche il caldo, che sicuramente è un aggravante in più in questa prova. Ve l'ho detto, la temperatura è di poco superiore ai 30 gradi. Ormai c'è un tratto in discesa, è l'ultimo da affrontare, poi sarà tutta pianura fino al traguardo. Staremo a vedere come si concluderà questa corsa. La salita al momento non ha operato quella selezione che ci attendevamo qui sul traguardo. Staremo a vedere se questa selezione avverrà nel tratto in discesa o se si concluderà con una eventuale volata almeno fra le posizioni di testa. Il gruppo sta ancora transitando nel tratto conclusivo della salita. Questo è il Gran Premio della Montagna sulla Rocca di Monteburlo. Lo sforzo li fa letteralmente piegare sul manubrio della bicicletta. Torniamo allora in corsa con la testa della corsa. Ci troviamo a Sant'Ippolito con Buzzi, Wackerman, Bernardinetti, Marchiori, Bonifazio, Rocchi, Fedi e Camilli. Sono questi gli uomini al comando della 29esima edizione del trofeo Cavaliere Alfredo Fiaschi. Sono loro con un vantaggio di circa 40 secondi su un atleta che è segnalato da solo. Si tratta di Ficara, è passato con un leggerissimo margine di distacco sul tratto in salita, non ce l'ha fatta a rientrare su questi uomini al comando della corsa. Viaggia con 35 secondi di ritardo da questi ragazzi. Sono in tre per quanto riguarda la Guarducci Strade, ed è un segnale positivo perché tre uomini in testa alla corsa potrebbero essere determinanti ai fini della conclusione di questa prova. Ci sono anche le maglie del Casano con Bernardinetti e Bonifazio in testa. Eccolo Ficara, ce l'avevano segnalato poco fa, con 30 secondi da recuperare sui battistrada nei chilometri conclusivi di questa edizione del trofeo Fiaschi. Il gruppo deve recuperare un minuto dalla testa della corsa con gli uomini della società Caneva del Veneto a fare l'andatura. Cerca in tutti i modi il corridore di avere un cambio che non gli viene accordato, perché sicuramente ci sono dei rappresentanti delle società in testa alla corsa con le maglie dell'Ubaldo Signori in testa al gruppo dei battistrada. Sono in tre e tutta la fatica, anzi sono in quattro, sono tutta la fatica di questa finale del trofeo Fiaschi è affidato a questa formazione. Staremo allora in attesa pazientemente di vedere che cosa accadrà in questi 2000 metri che mancano da qui alla linea del traguardo. Sempre gli uomini allora dell'Ubaldo Signori in testa a questo plotoncino. Chiude bella gamba, una bellissima prova la sua, protagonista per tantissimi chilometri nelle fasi centrali fino a pochissimi chilometri dalla conclusione. Questo ragazzo della Arianna chiude allora il plotoncino di testa. Tra breve troveranno il triangolo rosso che segnala il chilometro conclusivo di questa manifestazione, una manifestazione che è sicuramente tra le più belle nel panorama toscano riservato alla categoria juniores. E allora continuiamo a seguire il gruppetto di testa prima di portarsi sul traguardo di Vergaio. Hanno ancora da affrontare un tratto in pianura, poi il triangolo rosso, eccolo qua il chilometro conclusivo. 1000 metri mancano, 1000 metri per conoscere il 29esimo vincitore del trofeo Fiaschi, che va a firmare quell'albo d'oro di cui vi parlavo poco fa, che presenta nomi alquanto prestigiosi. Il tentativo, quello di Bellagamba, in questi 800 metri conclusivi cerca di guadagnare qualcosa, ma la reazione del gruppo si fa immediata. Ci sono le maglie del Casano a chiudere subito sul corridore dell'Arianna. Perde intanto le ruote un atleta della Ubaldo Signori. Questo è Pierpaolo Ficara per la Rinascita Ormelle Friuli. E anche Ficara, grandissima prova la sua, è rientrato, riesce a rientrare nel parti conclusive del protoncino di testa. Portiamoci sul traguardo ai 300 metri finali. Attenzione, perché con il gruppetto di testa sarà volata
Il battito del cuore sta crescendo in questi 200 metri, 150 adesso per conoscere il nuovo vincitore del trofeo Fiaschi, Giuseppe Fonzi. Fonzi precede tutti e vince su Leonardo Bonifazio per il Casano, Luca Wackerman per la Biringhello, quarto è Simone Camilli per la Signori, quinto è Bernardinetti per la Guazzolini, sesto Rocchi, settimo Fedi, ottavo Marchiori, nono Bella Gamba, chiude Pierpaolo Ficara per la Rinascita Orbelle Friuli. E allora con la conclusione di questa 29esima edizione del trofeo Fiaschi cala il sipario su una gara che ha visto ed è stata sicuramente un buon punto di osservazione per il commissario tecnico De Candido in vista del campionato europeo che esattamente tra una settimana si correrà, come vi dicevo poco fa, in Vallonia. La nazionale è pronta, vi dicevo che per buona parte ha corso questa prova del trofeo Fiaschi con un'nutrita rappresentanza toscana: Orsani, Antonini, Bani, Fedi e poi uomini di prestigio come Wackerman, Fonzi, Zana e Conte Bonin. Sono questi che andranno a disputare la prova nel Belgio, speriamo in un nuovo grande ed entusiasmante trionfo italiano. I ragazzi allora sono pronti sul palco delle premiazioni, ci stanno aspettando per conoscere insieme a loro e a tutto il comitato organizzatore le impressioni che questo trofeo Fiaschi ha regalato non solo a chi l'ha corso ma anche a tutti gli sportivi che ogni anno partecipano numerosi qui a Vergaio di Prato. Il vicepresidente della Federazione Milani veste il vincitore Giuseppe Fonzi e allora ascoltiamo a questo punto tutti i protagonisti. Giuseppe Fonzi, vincitore a questo 29esimo trofeo Fiaschi, ne abbiamo parlato con Wackerman, sono segnali positivi per il Belgio perché tra un po' è andato a correre l'Europeo? Sì, segnali positivi in vista di questi campionati europei in cui siamo stati convocati. Negli ultimi due giri in salita abbiamo cercato di collaborare siccome eravamo rimasti soli, come senza compagni di squadra e niente, possiamo dire che già siamo alleati in vista di questi campionati europei. Una nuova affermazione dopo un'importantissima affermazione quest'anno, credo sia la terza, la tua, il Tre Valli Varesine anche. Sì, la Tre Valli Varesine circa tre settimane fa, adesso questa vittoria è altrettanto importante e speriamo che ne arrivino delle altre nel seguito della stagione. In bocca al lupo per Liegi. Crepe. Leonardo Bonifazio, secondo posto qui al Trofeo Fiaschi, 29esima edizione, uno che non è nuovo alla vittoria perché al Coppa Primo Maggio ce n'è anche un'altra quest'anno ed è un bel biglietto da visita in una manifestazione come questa. Sì, sono molto contento, quella qua sulla salita della Rocca ho già vinto qualche settimana fa e quel poco oggi non vinco di nuovo. È un percorso, allora Prato in particolare e Vergaio in questo caso ti porta particolarmente fortuna. Sì, molto. E allora in attesa di nuovi importanti successi per te e per tutto il Casano aspettiamo le nuove importanti vittorie di Leonardo Bonifazio. Sì, sì, certo. Luca Wackerman, un terzo posto qui al Trofeo Fiaschi, segno che la nazionale è competitiva e quindi ci sono buone speranze per il Belgio. Sì, sì, è stata una gara molto dura, alla fine ci si è sganciati in 8 unità e ha prevalso il mio compagno di nazionale Fonzi. Sono contento per lui, vediamo adesso agli europei. Se non sbaglio hai provato a anticipare un po' tutti qui sul rettilineo d'arrivo e Fonzi era più forte. Sì, Bella Gamba ha provato ad anticipare agli ultimi 400 metri. Io sono anch'io, sono andato a ruota e alla fine gli ultimi 20 metri mi ha saltato Fonzi. Con Alfredo Martini a questo trofeo Fiaschi è sempre una grande festa di sport qui a Vergaio perché il ciclismo ormai in Prato e provincia è una tradizione. Oramai è una tradizione, appunto, come tu hai detto te. Qui vengono volentieri perché qui trovano l'ambiente giusto, trovano un pubblico importante che li acclama ogni volta che passano su dalla Rocca. E poi il fatto che viene ogni anno il commissario tecnico di Candido testimonia che è una corsa tra le più importanti del calendario italiano. Alfredo, ne ho parlato con i ragazzi, un segnale positivo che due nazionali, tra un po' c'è l'europeo, sono nelle prime tre posizioni. Sì, ma io questi ragazzi qui li ho seguiti in altre gare, sono quelli che sono sempre dei protagonisti. Io ho visto anche un'altra cosa.
che hanno migliorato molto, il gruppo ha migliorato, si vedono dei ragazzi impostati molto bene in bicicletta, è segno che anche i tecnici lavorano bene. E allora, in attesa di riuscire a trionfare, magari incrociamo le dita del campionato europeo, una buona speranza parte proprio qui dal Trofeo Fiaschi. Ma le nostre rappresentative, penso, anche quando non vincono, fanno sempre da protagonisti, e penso che anche questa volta si ritorni a casa con qualche medaglia. Carlo Gori per la Banca di Credito Cooperativo di Vignole, un partner ormai storico per questo Trofeo Fiaschi qui a Vergaio, e un risultato quest'oggi eccellente, perché un podio del genere fa sempre piacere. Sì, effettivamente sono tantissimi anni che ormai partecipiamo a questa corsa, che è effettivamente una vera corsa. Oggi è una dimostrazione ulteriore, perché corse così organizzate in questa maniera, con la partecipazione che c'è, francamente solo a livello professionistico si vede, no, a questo punto. Quindi questo è merito ovviamente dei fratelli Fiaschi, ma merito di tutta l'organizzazione che c'è dietro. Noi come Banca di Credito Operativo siamo soddisfatti di poter dare il nostro contributo affinché manifestazioni di questo tipo possono sempre svolgersi sempre meglio. Adriano Benigni e Dante Bondanelli per la rappresentanza del sindaco, un successo, e sembra banale poterlo dire, però qui a Vergaio il Trofeo Fiaschi è simbolo di grande impatto con il mondo della bicicletta. Ma senz'altro, noi siamo soddisfatti per come è andata la gara, prima di tutto dal punto di vista organizzativo, perché tutto è filato liscio, tranquillamente, serenamente. Questo dobbiamo gran parte anche all'impegno, alla passione non solo del comitato organizzatore ma anche dei fratelli Fiaschi. Io ho avuto modo di dire in altre occasioni che sono forse uno dei più fortunati presidenti di un comitato organizzatore, proprio perché dietro di me c'è la famiglia Fiaschi, i fratelli Fiaschi, che sicuramente con la passione che hanno in questo sport sono il motore di questa manifestazione. Poi per il resto è andato tutto bene, una bella manifestazione, abbiamo avuto illustri ospiti come il vicepresidente della Federazione Milano, il presidente onorario Alfredo Martini, tanti altri personaggi, perciò per noi credo sia motivo di soddisfazione. Tanta gente e una bella gara che si è conclusa poi con una bella volata, ma insomma anche dal punto di vista agonistico è stata sicuramente una gara ad alto livello. Mondanelli, lei rappresenta il sindaco in questa circostanza, e ne abbiamo parlato anche a lungo. In questa zona il ciclismo è radicato ed è un grande successo, una grande passione, ed è bello poter vedere una vittoria del genere. È una grande tradizione che naturalmente tutte le amministrazioni hanno e dovranno sopportare e supportare felicemente, perché questa è la Prato che abbiamo sempre amato, nel senso la passione, lo sport, il ciclismo da queste parti è la cosa di cui vivono, pane e ciclismo, pane e sport, speriamo di poter continuare così, però questa è un po' un'ovvietà, no? La cosa più importante che mi sembra di poter dire è che anche oggi, in una giornata in cui la gente ha partecipato, si è ripresa le strade, le cose, ha vinto poi un ragazzo d'Abruzzo, e per noi come amministrazione, come dire, è importante per poter dare anche un'altra attenzione, un'altra solidarietà a questa regione abbastanza tormentata. E questa gente lo merita? Questa gente lo merita, soprattutto chi è riuscito a resistere nel momento decisivo, rimanere nella sua città, lo fa con l'amore con il quale noi amiamo questa città, amiamo Prato. Rino De Candido, commissario tecnico per la Nazionale degli Juniores, i segnali positivi, ne abbiamo parlato a lungo nel corso di questo programma, arrivano proprio qui da Vergaio di Prato, perché tra breve c'è l'Europeo e questa Nazionale si è comportata benissimo. Ma sì, diciamo che il gruppo di ragazzi che sono stati scelti, ho visto oggi, sono mossi bene, sono in un momento di condizione buona, pertanto fa ben sperare l'Europeo che andremo a fare la settimana prossima in Belgio. Io mi auguro di poterlo vincere, perché ci sono dei ragazzi all'altezza di poterlo fare. Questa corsa in particolare, il Fiaschi le dà sempre delle indicazioni ben precise. Lo scorso anno una medaglia sfuggita per poco in Sudafrica, e adesso ci riproviamo in Belgio, e il Belgio agli italiani porta fortuna abbastanza. Ma sicuramente, diciamo che da quando ho fatto il Fiaschi ho sempre avuto fortuna, che quando abbiamo vinto con il gruppetto della Nazionale il Fiaschi, dopodiché abbiamo fatto risultati, ma io non è che ci penso a queste cose. Penso che c'è una squadra bella, compatta, che adesso è a posto e pertanto può sicuramente ben figurare agli europei. Non le dico niente, l'aspetto sul traguardo in Belgio, a Liegi. Grazie a voi. Happy days, Tuesday, Wednesday, happy days, Saturday, what a day, running off with you.
Negli anni 70 spopolava in Italia un telefilm, analisi perfetta della società americana. Si chiamava Happy Days. Con il tempo, e per almeno un paio di generazioni, si identificò in una sorta di mito televisivo. Protagonisti ragazzi di varia estrazione sociale. Ma ne ricordo uno che più di tutti diventò il simbolo di quella generazione, Fonzi. Mi piace giocare con le assonanze e se quel Fonzi televisivo togli la E finale, salta fuori un ragazzo della provincia di Pescara capace di fulminare tutti gli avversari in una volata ristretta ai migliori sul traguardo di una corsa selettiva, banco di prova di un'avventura europea imminente. Temerario, indomito, portabandiera di una terra che non abbassa la testa ma procede seppur lentamente verso il giorno del riscatto e della resurrezione. È stato bello, per non dire bellissimo, vederti vincere in questa roulette all'eliminazione quando giro dopo giro gli avversari abbandonano la gara a decine, stremati dal caldo e dal ritmo. E quel dito pollice alzato non ha soltanto il significato di «Ok, ho vinto», interpretiamolo come il saluto di Fonzi. Ehi! Motoficina Zampini di Bonechi. Via Ardengo Soffici 53, Poggio a Caiano, Prato. Concessionario per Prato e provincia dei veicoli VT Motors. Vendita e assistenza Aprilia, Malaguti, Yamaha. Centro vendita Mini Moto, Mini Quad. Assistenza, ricambi e accessori per Mini Moto e Mini Quad. Motofficina Zampini di Bonechi, via Ardengo Soffici 53, Poggio a Caiano, Prato. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.